Senti, giustamente qualcuno ci ha scritto, ma rispetto al blues che un po' ci siamo abituati anche con altre band, questo è più, molto più rockettaro, rockeggiante. No, non è rockettaro, più che rockettaro appartiene al filone del blues che poi ha tirato fuori la musica quella più alla James Brown, quindi il funky, diciamo, il filone del funky, quindi io individuo ogni chitarrista, ogni musicista ha dei riferimenti, no, nella sua storia, quindi quando imparto a suonare, o qualcuno anche nel blues che gli piaceva più di altri, e sicuramente nel mio caso Albert Collins, per esempio, è uno di quelli che, diciamo, mi ha segnato e che mi piace ascoltare, quindi dal punto di vista della struttura armonica sicuramente. Stiamo parlando comunque di un blues, però sicuramente è un giro in 12 battute in là, che però ha un portamento molto funkeggiante, no? Quindi alla fine è un blues che però apre ad altre, sicuramente altri generi. Chiaramente non è magari il classico che siamo abituati a sentire. Ok, sono, diciamo, aspetti diversi, però chiaramente nel blues ci sta tutto, anche il funk. Io sono un po' patito del funk, Adriano lo sa. Esatto. Quando si fanno le gemme, io sono quello, esatto, che butta sempre questo. E questo secondo me c'ha un tiro ritmico della Madonna, scusate se uso queste cose. Modo di suonare, ognuno, nel senso, per spiegare a chi è a casa, nel senso che abbiamo l'armonia del blues con qualcosa di più sfizioso, a mio modo di vedere, ritmicamente parlando, ecco. Assolutamente, assolutamente. Beh, comunque molto bello, molto, molto interessante questa cosa. Il, sai, quello che piace a noi normalmente è fare interagire appunto il nostro pubblico, e molte volte scopriamo che sono curiosi, poi Patrick, vabbè, già un po' di volte che viene qui, per cui si rende conto appunto che c'è questa interazione. E a questo punto però faccio una domanda io da profano, assolutamente. Tu parlavi prima che ami molto di più fare i live, ti muovi così. Sì. La prima serie di pezzi che ci avevi mandato appunto era registrato live. Certo. Il rapporto che hai con il pubblico quando ti muovi in vari tipi di sonorità, come risponde il pubblico che viene a seguire? Allora, diciamo che chiaramente in un concerto, soprattutto nell'ultimo anno, due anni, ho cercato di mettere un repertorio un po' più vario, che andasse a toccare anche il rock, il funky, e quindi vabbè, io credo che la gente reagisce in base a come sente il pezzo, quanto si diverte, soprattutto sul ritmo ho notato che mettendo funky e rock la gente si diverte un po' di più, si muove un po' di più e diventa più dense e diventa un po' più, come dire, un po' più semplice fare il concerto. E proporre certi pezzi a volte è difficile, ma non è il funky che non va. Per esempio io gli slow, parlo appunto per gli ascoltatori, chi ascolta il blues, lo slow è un pilastro, no, del blues. A me piace tantissimo suonare lenti, no, tipo, non so, sei in, sempre là. Sentire uno slow di 8-9 minuti, secondo me richiede un'abitudine al blues, e purtroppo non si ha sempre a disposizione un pubblico che è in grado di sentire, perché è proprio il termine giusto, un pezzo così, no? Anche se per chi lo suona magari una libidine pazzesca, magari lo è per anche per chi lo ascolta, che per me, però esatto, però ecco, ripeto, dipende dal pubblico che è davanti. Io ripeto, quando dicevo pochi ma buoni, ma questo non per fare
diciamo, essere, diciamo, elitario, settario, come volete, ma a volte preferisco 5-10 persone che però in quel momento lì capiscono, è un linguaggio, no? È come parlare una lingua e avere davanti 100 persone che intuiscono quello che si sta dicendo, 5 persone o 10 o magari anche 50 che capiscono esattamente che cosa io sto cercando di dire facendo. Fai 10 minuti di solo, è dura. Senti, Cristian, molte volte all'inizio, soprattutto mi ricordo quando si parlava del blues, i primi pezzi che si usava a mettere in radio, così, anche perché, come ha detto qualcuno che ho baciato in bocca a Ceria, è stato... Era solo per capire se l'avessi beccato in quel momento. In realtà sono le radio minori che fanno sentire il blues, no? Anche se minore nel nostro caso, insomma, essendo su internet è più difficile. No, ci sta anche il blues minore. Però sì, no, infatti. Però il problema sta proprio nel fatto che in qualche modo con il doc, insomma, non è emerso il fatto che purtroppo nelle grandi radio, nei major, chiamiamole così, non c'è quasi interesse. Però il pubblico, l'abbiamo visto a Cerea, l'abbiamo visto in altre occasioni, è davvero tanto. Com'è quindi suonare? Cioè, non si ha un po' la sensazione, almeno da questa parte, che non c'è mai abbastanza live perché non si riesce a raggiungere tutto il pubblico? Suonare è un casino se vuoi fare blues, perché basta esperienza comune, vai nei locali e proponi la tua band, e anche se nell'ambiente sei, diciamo, conosciuto e magari anche apprezzato, quando vai dalla persona che non ha mai sentito parlare di te e gli proponi di fare un concerto di blues, innanzitutto magari quello c'ha un riferimento di blues di un certo tipo, che tra l'altro magari non c'entra niente con quello che fai tu, però c'hai in mente, che ne so, blues roots, quindi quello rurale di un certo tipo, sono, cioè, per dire, no? Okay. E quindi è difficile anche proporre, che poi è bellissimo, a me piace, per esempio, nasce tutto, ecco, giusto, era, in realtà era un imboccato. Un invito. No? Tipo, Patrick, cosa? Tipo questo, no? Adesso giusto mi viene da suonare i pezzi più che da parlare. Thank you.
Cristian Salaroli, questo è quello che stavamo ascoltando. Se non lì non muoio in diretta. Noi dobbiamo staccare per dare spazio a Francia Russa e poi anche il video, eccetera, 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 ma torneremo dopo, anche voi, perché siete qua fino alle 20:30, giusto? Sono pensavo mezzanotte e mezza, la una, no? Guarda, alle 21 ho un'intervista, fate voi, andate a cena e poi tornate se volete. Ok, linea regia, dopodiché altrimenti torneremo con Cristian Salaroli, con suo ospite Patrick Mosfè e con zio Adri. Allora.